La giornata di oggi è dedicata un attimo alle problematiche delle piccole aziende, problematiche che sono poi la ricchezza del territorio. La ricchezza del territorio che deve essere visto come un unicum tra aziende e promozione istituzionale. La ricchezza di un territorio è data dal suo genis loci, per cui diventa identitario saper posizionarsi sul mercato in maniera che andare in quel posto significa cogliere quella tipicità e quella specificità che sono gli elementi di grande distinzione. L'altro aspetto importante si parlava di rottamazione degli alberghi. Perché rottamare? Quando il piccolo albergo è il welcome warming, no? È il caldo benvenuto che dà, e il piccolo albergo è il gestore che vende più l'ospitalità che la camera in se stessa. Il piccolo albergo è la realtà che sa coniugare l'ospitalità con tutte le realtà economiche, le escursioni, l'enogastronomico, il turismo verde in sé per sé, che permette di dare l'eccellenza al territorio. Ecco, in questo contesto diventa veramente elemento di distinzione il concetto di accessibilità, vale a dire la città accessibile, il territorio accessibile, usufruibile da parte di tutti, e quindi rendere un servizio che vale per tutti, con un elemento turistico che, dove vi è anche un signore che non può deambulare, ci sono due persone che vanno in vacanza.